start. 2, 1, boost ignition and liftoff. E ciao a tutti, bentornati con una nota su Indie Gameplay Ita. Oggi torna Occupy Mars, perché il gioco è in Early Access dal 10 di maggio. Io lo sto provando con un pochino di anticipo. Il gioco lo avevamo provato con il beta test, il play test, insomma, come si dice. Poi qui potrete rimanerci male o meno, ma il gioco resterà approssimativamente in Early Access per 1 o 2 anni, quindi c'è un progetto molto a lungo termine. Gli obiettivi degli sviluppatori sono quelli di aggiungere diverse funzionalità e una co-op mode, e attualmente lo stato attuale avrà la campagna single player con un'introduzione della storia e una modalità sandbox, dove potremo scegliere la nostra difficoltà, il luogo iniziale, insomma iniziale, e verrà rilasciata poi in seguito la co-op mode. Dicono tanto, comunque ci sono edifici già da costruire, insomma l'avevamo già visto, quindi adesso non è più un playtest, ma è effettivamente la versione che poi verrà portata avanti. Possiamo scegliere la tuta. Il gioco parte così, parte direttamente da qui, dove possiamo andare a scegliere la bandiera. Vedete? Il personaggio è qualcosa di assolutamente orripilante. Non, io sono completamente pelato, non li tengo così lunghi a lato, ma tant'è, non posso scegliere nient'altro, quindi lo farò così brutto. La tuta nera non è una grande idea perché attira i raggi solari, e va bene. Anteprima del casco, lo zaino, vediamo lo zaino marziano. Insomma, che cos'è questo gioco? Per chi non avesse visto le live che avevo fatto sul canale Viola, è un gioco dove noi arriviamo su Marte, dobbiamo ricercare tecnologie, dobbiamo raggiungere vecchi avamposti umani, insomma, e sopravvivere, un po' come succedeva su il film The Martian. Ora abbiamo, era già in italiano i tempi, ora abbiamo un sacco di cose, ma in realtà io adesso spero non mi salti tutto, ma onestamente vorrei andare non in 4K ma in Full HD. Credo che non ci siano problemi di sorta ora, spero. L'ho proprio avviato, ho detto o faccio una live o faccio un video. Qualità grafica la facciamo fantastica, perché giustamente lo vogliamo sparare al massimo, e vediamo come regge. Vedete che abbiamo il multigiocatore, che non c'è ancora perché è work in progress, quindi se avete in mente di giocare con amici dovete aspettare. Abbiamo i tutorial, praticamente l'ordine corretto dice che sarebbe la campagna e poi il tutorial, ma noi giochiamo campagna, iniziamo una nuova partita. E ovviamente, se il gioco vi interessa, sappiate che ora è acquistabile per tutti, e se vi va di vedere, per vedere se vi interessa, andare a vedervi le vecchie live che avevo fatto, le trovate anche in replica qui sul tubo, perché ovviamente anche le trovate solo qui in replica sul tubo, perché sul canale Viola non vengono cancellate dopo qualche settimana. Si ricomincia, dovremo ritrovarci all'interno della nostra capsulina che atterra, e avremo il mezzo da poter guidare. Daremo un'occhiata molto sommaria, perché ovviamente è un gioco che io ho già giocato più di 10-15 ore con la modalità playtest, che però non veniva aggiornata. Questa sarà la versione che lo porteranno avanti. Non c'era questa introduzione? Dopo centinaia di anni e molteplici tentativi di colonizzazione, questa piccola missione con l'equipaggio potrebbe finalmente raggiungere l'impossibile: rendere il pianeta rosso un posto per noi in cui vivere, rendere l'umanità una specie multiplanetaria, cosa che in realtà, se consideriamo la Luna, potrebbe già diventare entro la fine di questo decennio. In realtà base Alfa, Valles Marineris. Ok, stiamo atterrando. Si vedeva solo dall'interno l'altra volta, invece poi io continuo a reputare follia l'atterraggio di una roba così lunga, ma io non sono un ingegnere. Potremmo anche ricercare il cane,
potremmo creare le DOM, potremmo iniziare a coltivare. La playtest era abbastanza, diciamo, poco dettagliata per quanto riguarda i circuiti elettrici, perché il tutorial ci faceva aprire delle box che poi in gioco non c'erano, quindi molto interessante come l'inizio. Già comunque si vede che è già curato e promette molto bene questo titolo. Lo possiamo giocare a co-op, quindi bellino. Può sembrare anche Surviving Mars, visto così, ma in realtà è un gioco dove giocheremo in prima persona. Bellino questo. Con il collegamento anche dei tubi. Molto bene, però, vabbè, questa era l'intro. La campagna, a me non piace molto la campagna in giochi di questo tipo di sopravvivenza, però lo esploriamo insieme. Sono Xaie, una tuta Yara, tuta 12. Ma si parte... Ah, no, siamo già su Marte, ok. Calibrazione in corso. Va bene, sì, certo, li vediamo. I parametri sono lì in alto. Temperatura, qui. Livello della pressione, 67. Ore e giorno. E la tuta non è progettata per la temperatura notturna, ok. Qua manca energia. Però lì mostrano i punti disponibili per l'avanzamento tecnologico, ok. Abbiamo 999 cavi sia di acqua che di corrente, gas, liquidi, insomma. Abbiamo la barra rapida in fondo qui, come abbiamo visto, e le fonti, ok. L'ossigeno esterno, l'ossigeno interno alla tuta. Bellina la presentazione. Stato di salute è questo. La stamina. Per correre e saltare, la fame che abbiamo di là. Ricorda la nostra fame, indica necessità di integrazione nutritiva, fantastico anche questo. Ricorda lo stato della sete, ricorda di idratarti, ok, si sta aggiungendo tutto man mano. Mi delude un po' che sono 2 anni, saranno 2 anni in Early Access, però nulla vieta poi di provarlo di tanto in tanto e vedere. Però probabilmente sarà già giocabilissimo adesso. Qui verranno mostrate le condizioni di salute allarmanti. I cambi di stato hanno un effetto sonoro, ok. Qua sopra, ok. Radiazioni, fame, respirazione, sete e sonno, credo. Questa tutta sta roba non c'era. E quindi gli effetti climatici, meteorologici, quindi vento, tornado, tempeste di sabbia, temperatura bassissima, altissima, insomma roba del genere. E qua le missioni, perfetto. Messaggio di prova, perfetto, informazioni utili. Sì, è molto più ricco di quello che era il playtest. Livello di carica della tuta. Mentre costruisci dovresti prestare attenzione nel caso manchi qualcosa qui che potrebbero comparire suggerimenti utili. Un segnale simile ti aiuta a trovare la tua strada su Marte, un luogo vitale. Va bene. Poiché ERA si preoccupa della sicurezza dei suoi dipendenti, le ripetizioni trimestrali della formazione virtuale sono obbligatorie per tutti. La tua sicurezza è la nostra priorità. Muovi il mouse per guardarti in giro e premi E, tasto sinistro mouse sullo schermo in fronte a te. Ok. Apriamo così, ok. Tutorial. Gestione energetica, abbiamo tutta sta roba qui e siamo costretti a farla. Però ce ne sono molte di più di prima. Di quelle che volevamo provare. Ma se io non volessi, se io volessi tornare alla schermata principale, potrei iniziare anche una modalità, magari una modalità free play. Vediamo se me lo lascia fare. Partita libera, sì va bene, continua lo stesso. Lancia comunque e così vediamo anche come funziona. Livello di difficoltà, questo l'avevamo già visto con le cose iniziali. Possiamo atterrare in vari punti e andiamo, atterriamo. Poi mi farò il tutorial con calma o se il video avrà un successo pazzesco ci faremo delle live, non lo so. Sto anche aspettando il cambio di connessione per poter magari testarla con una live. Vedremo. Vedremo cosa fare. Va bene, sta generando, ma Marte è quello, quindi non è neanche procedurale. Comunque la cosa che mi aveva, che dovrei capire, perché su Marte si trovavano delle basi già costruite da distruggere, insomma, da cui recuperarci oggetti, vedremo. Comunque la partenza mi sembra pressoché identica all'altra volta.
Sì, forse qualcosina in più c'è, qualche dettaglietto in più c'è. Vediamo se... Non mi ricordo se fa un atterraggio con paracadute o meno. Diamo un'occhiata subito al mezzo, vediamo un po' di cose. Sarà un video molto rapido questo, perché vuole creare un pochino di interesse. Poi non so dirvi ancora il prezzo, onestamente, calcolando che resterà in early access 2 anni, 1 o 2 anni, è auspicabile che il prezzo ora sarà più basso rispetto a prima. Se si atterra con i retrorazzi, vediamo se facciamo il botto. Ok. Dopo 6 mesi o più siamo finalmente giunti a Sumate. Procedura di fuga avvenuta con successo. Obiettivi, segui, va bene. Ok, quello mi sembra uguale. C'è sempre il nostro corpo sotto. Segui le procedure di sopravvivenza. E non capisco cosa devo fare perché non mi ricordo più. Prendo tutto. No! Metta via, prendo anche questo. No, 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 prendi. E qua era il solito problema che mi capitava. Ok, prendo questo, con l'aria li metto via, così non rischiamo. Mi sembra uguale a prima. Non so perché mi parla ancora in inglese, ma vabbè, intanto continuiamo. Apriamo. Sì, questa è la stessa collocazione dell'altra volta. Stessa cosa, abbiamo alluminio, abbiamo acciaio. C'è forse qualcosina in più? Vediamo se metto via. Non è fluidissimo, ma ovviamente stiamo parlando di early game, quindi ancora prima dell'uscita su Steam. Mettiamo via la confezione di questo, di viti. Perfetto, abbiamo del cibo trattato, questo è importantissimo perché avevo iniziato, ero arrivato al punto dopo una decina di ore di riuscire a produrre del cibo. Abbiamo un sacco di roba, ovviamente qua potete vedere l'inventario con la roba che abbiamo, è bene o male simile a quello che era prima, però c'è il nostro aspetto che comunque poi possiamo togliere il casco. Caricatore di ossigeno, perfetto, abbiamo la fiamma ossidrica. No, mettila via! Questo non, purtroppo non lo capirò mai. Elevatore spettrale. Per mettere via, per scansionare il pozzo dove poteva andare. Lo sparasemi, che era pieno di patate, insomma, dove si andava a sparare i semi nel... E questa è riempi la bombola d'ossigeno. Questa è la stampantina, credo, sì, 3D. Dove si stampano le varie cose. Tecnicamente dovremmo aver preso praticamente tutto, quindi posso tirare la maniglia. E la porta si apre. Non ci sono suoni all'esterno, però direi che possiamo andare. Sempre un'emozione. Molto bene. Ora siamo atterrati qui. Ovviamente la mappa è questa. Con la nostra capsula e non c'è il mezzo adesso. Segui le procedure di sopravvivenza. Io onestamente dovrei andare a vedere i messaggi. Albero tecnologico, progetti. Sì, questo è bene o male quello. Vediamo se è un pochino più ricco di quello che era prima. Direi di sì. Appassimento più lento, sì. La chimica non c'è ancora in lavorazione, però abbiamo visto qualcosa nel video introduttivo dove si vedevano delle provette. Elettricità, qua mi sembra che ci sia qualcosa di più di prima. Pulizia automatica, pannello, bellino perché... Bello, però non c'è ancora quello, però ci sono diverse cose. Pannello solare 3, e sì, cavoli, ha voglia, ce n'è di roba, anche laboratorio, serbatoi. Indipendenti, è un altro gioco rispetto a quello che era prima, quartier generale principale, la meccanica anche questa è molto importante, finiva tipo qui, quindi ce n'è di roba estintore, c'è un sacco di roba che verrà sbloccata.
La tuta pesante, va bene. Robot, non abbiamo robot. Al momento, poi, tra l'altro, non mi ricordo neanche dove si prendeva il mezzo. E ovviamente, qua non abbiamo guida, quindi dobbiamo procedere seguendo la nostra. Vediamo se riesco a prendere. Sì, poi dovrò studiarmelo di nuovo con calma. Rilevatore spettrale, lo potrei equipaggiare qua. Lo prendo con il tasto 6. Sì, qua mi dice 100 metri, quindi vediamo cosa c'è di là. Per costruzione del pozzo. Ah, qua il pozzo, ok. Sì. Solito. Costruzione del pozzo, perfetto. Ora prendiamo la fiamma. E la costruiamo usando tutti i materiali che abbiamo raccolto. Sì, materiali insufficienti. Mi servono dei motori piccoli, ma tra l'altro forse nella base abbiamo ancora dentro qualcosa. Non vedo il mezzo, e quello non mi ricordo dove era. Mezzo che tra l'altro è bellissimo, tra il fatto della gru, il fatto di si poteva costruire non nella demo, ma c'era la fermosiderica da usare per la costruzione di edifici. Mancano dei motori, non ho abbastanza cose per. Abbiamo già aperto praticamente tutto qua. Elettronica. Metti via. No! Raccogli! Direi che qui non c'è più niente. Qua non c'è niente, qua non c'è niente. Qua. Qui? Eccoli lì! L'unica cosa che avevamo dimenticato. I motori. Perfetto, adesso possiamo finire il lavoretto. Ecco, come dicevo già l'altra volta. Stona la musica, quello senza ombra di dubbio. 5. Ups. Costruito questo, onestamente, no. Accogli. Questa, ecco, mi fa impazzire, mi ha sempre fatto impazzire questa cosa del collegare con la presa Tesla. Scusami, devo tenere premuto la E e me lo mette via. Perfetto. Voglio vedere sulla mappa se c'è qualche indicazione. Cioè, qui c'è il ponte, sì. Là c'è qualcosa, che però è quello che abbiamo visto prima, credo. C'è un insediamento là. E di là ci sono altre cose da esplorare. Quindi, insomma, questa è tutta la zona che dovremmo esplorare. E quindi avremo modo di recuperarci anche il nostro mezzo. Ragazzi, io non voglio continuare oltre perché ovviamente me lo devo guardare con calma. Sono felice però di annunciarvi appunto che dal 10 di maggio il gioco è uscito in Early Access, quindi acquistabile da tutti. E adesso lo sto provando anticipatamente, quindi non è detto che magari non venga anche modificato. Si percepisce un senso di pesantezza a livello di grafica, ma il gioco fila via piuttosto bene, anche a risoluzione ultra, poi mi è partito in 4K, quindi va bene. Fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti e ditemi appunto se lo aspettavate, insomma, se vi ha fatto piacere questo video e alla prossima. Ciao ciao.